Ciao ragazze, allora benvenuti in un nuovo video. Questo qui sarà il video dei prodotti finiti. Infatti ho accumulato un bel po' di prodotti e ve li mostro subito. È da parecchio tempo che non giro questo video, mi sono resa conto che il mio bagno è pieno di contenitori vuoti a destra e a sinistra e quindi devo assolutamente fare questo video. Allora, inizio con il primo prodotto, insomma, che prendo. Ah, ed è questo profumino di Essence che si chiama Like a New Love. Non so se lo fanno ancora, era quello lì da 10 ml. E l'ho terminato. Come potete vedere, sono quei profumini piccolini da borsa. Devo dire la verità, per il prezzo che costa, la profumazione persiste abbastanza. Non è di quei profumi che lo mettete, insomma, una volta e dopo pochi minuti va via. Questa qui devo dire che persiste molto. La busta per buttare. Poi finalmente ho terminato, o quasi, la BB cream di Garnier, quella lì diciamo per pelli normali. Pessima, pessima, pessima. Vi ho fatto due palle appese con questa BB cream, quindi non mi prolungo più di tanto a parlarvi di questo prodotto perché sapete, insomma, la mia opinione al riguardo. Davvero pessima. Comunque, ho cercato di, diciamo, non so se si vede in controluce, vedete? Sì, insomma, sta un pochettino ai bordi, ma non me ne frega proprio. Già sai che ho cercato di smaltirla perché se no la buttavo proprio. E quindi questa. Poi una crema mani, questa qui è di Bottega Verde, Argan e Iris del Marocco. E nulla, ha un'ottima profumazione questa qui, lascia anche le, diciamo, le mani morbide. L'ho utilizzato, insomma, parecchio tempo fa, comunque mi è piaciuta in particolar modo per il profumo. E questa qui è 75 ml di prodotto, davvero ha un ottimo, ottimo profumo. Ve la consiglio in particolar modo per la fragranza. Poi vabbè, le creme mani a me di Bottega Verde mi sono sempre trovata bene perché comunque vi dà un pochettino le mani, vi rilascia, insomma, le mani morbide. Insomma, vi nutre anche, insomma, la pelle. Poi ho terminato questo fondotinta di Essence, ed è il Pure Skin, questo qui, il tipo Soft Touch Mousse nella colorazione 03 Nude. È terminato, come potete vedere, e quindi va nei prodotti finiti. Questo qui davvero ottimo, ottimo fondotinta, sicuramente lo andrò a ricomprare quando smaltirò qualche altro fondo perché mi piace molto. Ve ne ho parlato già sul canale di questo fondo. Questo qui sarebbe il Soft Touch Mousse nella linea permanente ed è davvero buono. È impercettibile sul viso, però ha un'alta coprenza, devo dire la verità, mi ci sono trovata divinamente. Si stende subito, cioè non vi dovete neanche, diciamo, applicare per stendere il fondo. Fate ta 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 col pennello e si stende, si amalgama bene con la vostra pelle. Davvero ottimo prodotto e costa intorno ai 3-4 euro. Poi purtroppo mi è terminato il che cos'è che mi si è spappato? Non ne ho la più pallida idea, ragazze. Comunque mi si è spappato qualcosa in mano, che schifo. E questo qui praticamente è lo shampoo della Ecos Line all'olio d'argan. Di questa linea c'ho anche la maschera che purtroppo mi sta per finire e l'olio d'argan che fortunatamente sta ancora lì perché è davvero ottimo. Questo shampoo davvero è meraviglievole, vi lascia i capelli morbidissimi. Per dirvi, non avete neanche bisogno di fare la maschera o di passare il balsamo. Davvero, con tutto che io ho i capelli trattati, come potete vedere, vi rilascia dei capelli, rende i capelli davvero molto molto morbidi, con tutto che avete tinte o trattamenti di questo genere. Davvero un ottimo prodotto, però ho scoperto il prezzo e sinceramente per uno shampoo con tutto che buono è eccessivo. La maschera, per dirvi, costa intorno ai 18 euro, cioè è meglio a sto punto prendere la maschera che uno shampoo che sta, mi pare, intorno ai 10 euro, una roba del genere. Sì, la confezione, questa è da 500 ml, 350 ml, però vi ripeto, 10 euro per uno shampoo non esiste proprio. Preferisco poi investire nella maschera perché è davvero super, che fortunatamente ce l'ho ancora. E nulla, terminato. Poi ho terminato queste salviettine struccanti della Dealo.
fanno schifo, e sono le 3 in 1 strucche idrate e deterge, ma fanno schifo. Vi servono 3 salviettine struccanti per struccare, diciamo, per struccare il viso. Non mi piace, poi perdono peli e dato che io porto le lenti a contatto mi vanno a finire tutti questi pelucchi negli occhi e mi dà un fastidio assurdo e abominevole, quindi bocciate, non le ricomprerò più. Infatti sto comprando quelle lì di Fria, mi pare di sì, no, ce le ho ancora lì, comunque se non sbaglio sono le Fria, comunque queste qui bocciate. Poi ho terminato dei campioncini, forse sono questi che mi sono spappolati vicino alle mani, e sono i Derma Blend di Vichy che io stradoro, è davvero un fondotinta buonissimo, e anche questo qui Derma Blend Cosmetic Corrective, non so la differenza che passa fra i due, perché si chiamano allo stesso modo, sono davvero ottimi, li ho utilizzati per il viaggio in fiera e vi assicuro che io avevo insomma il fondotinta anche il giorno dopo, con tutta la notte in pullman, cioè davvero ottimi, ottimi, ottimi. Niente da dire, devo informarmi sul prezzo anche se non sarà molto molto economico, comunque vale la pena di comprarlo perché ho avuto modo, diciamo, di provarlo, di testarlo bene, di metterlo alla prova e ha superato un viaggio, cioè davvero io avevo il trucco intatto, perfetto. Sono rimasta davvero stupita, ci ho tamponato giusto un pochettino di cipria, ma davvero era perfetto, giusto per dare un tocco in più. Ho aggiunto solo un po' di correttore e ho tamponato con la cipria, però il fondo stava ancora lì intatto e preciso, davvero ottimi. Ed è il 25 nude, la mia tonalità, davvero ottimo, mi pare che costi intorno ai 20 euro e passa, devo vedere nella mia farmacia se lo mettono in offerte, cose, perché me lo voglio andare a comprare. Davvero buonissimo, sembrate photoshoppate quando tenete questo fondo, davvero buono. E poi ho ultimi 2 prodottini di make up, ho finito la base occhi di Essence, niente da dire perché è davvero un'ottima base, io l'adoro, ed è la Love Stage, e devo dire la verità, conviene anche acquistarla perché vi dura tanto e tanti mesi e costa pochissimo. L'unica pecca, diciamo, di questo packaging è il fatto del pennellino che non arriva alla fine, e come potete vedere alla fine di, insomma, di questo del contenitore qui c'è un altro prodotto che non riuscite a prelevare per via del pennellino che è troppo corto, cioè secondo me devono modificare un pochettino il packaging, però poi per il resto il prodotto è il top. E poi ho finito finalmente questa base di Debbie illuminante, ve ne ho parlato già negli usati che la utilizzavo insomma per smaltirla, e niente, mi ci sono trovata abbastanza bene, non è niente di entusiasmante, però neanche un brutto primer, diciamo, niente di che. Poi l'ho pagata pochissimo in offerta da questo sapone, 3-4 euro, quindi per 30 ml di prodotto mi è durata anche tanto, quindi niente da dire. Poi ho buttato questa colla per ciglia finte della NYX perché puzza di pesce marcio e quindi secondo me è andata male, e poi non ho capito, cioè esce tipo della roba gialla, vedete? Non lo so, puzza di pesce marcio e poi tiene tutte delle robe gialle attorno, mi fa un senso assurdo. E quindi l'ho buttata. In verità non mi è mai piaciuta come colla, cioè non ha niente a che vedere con questa qui di Peggy Sage che io stradoro, costa pochissimo, 3,90 euro, e mi sto trovando divinamente, anche perché si nota comunque che ho le ciglia finte anche oggi, ho utilizzato insomma la colla di Peggy Sage ed è ottima, la adoro, e quindi la butto perché puzza di pesce marcio e vedete è nuova, praticamente nuova. E non lo so che ha sta cosa, cioè manco un anno è passato e puzza, che in realtà ha sempre avuto un cattivo odore questa qui, quindi non vi so dire se mi è arrivata perché la NYX ci collaborai insomma, e non lo so se mi è arrivata che già era scaduta perché già puzzava, questa qui di Peggy Sage non ha odore e già puzzava insomma di pesce marcio, e forse per questo ha sempre fatto schifo, non lo so, comunque la butto.
Ho terminato questo struccante di Vichy, il Purité Thermal. Ve ne ho già parlato ed lo adoro. Praticamente scioglie il trucco, è davvero ottimo. Non brucia gli occhi ed è consigliatissimo per chi porta le lenti a contatto perché non vi irrita gli occhi ed è adatto anche per gli occhi sensibili. Non brucia, davvero ottimo, ottimo prodotto. E questo qui era 150 ml di prodotto, me l'aveva regalato la mia amica a Natale. Non so se qualcuno di voi si ricorda. Poi ho terminato. Tengo un'altra busta di robe là sotto. Tre pacconi di quelle salviettine multiuso. Una di Hello Kitty, questa qui da 72, e due della De Halo che sono umidificate e con aloe vera, insomma multiuso. Dio mio, terminate. Poi ho terminato questo bagnoschiuma di Compagnia delle Indie, molto molto speziato, buonissimo. Non lo consiglio alle ragazze che non amano i profumi forti e persistenti perché questo qui davvero vi rilascia un profumo assurdo, super super persistente, molto orientale perché questo qui è la cannella dello Sri Lanka. Sri Lanka, penso si dice così. E, comunque è davvero molto molto buono, super super speziato, bello persistente. Non lo so, mi è piaciuto tanto ed è una confezione da 750 ml di prodotto. Poi ho terminato queste salviettine di Licia, niente di eclatante, sono l'acqua micellare. Però molto molto meglio di quelle lì che vi ho mostrato della De Halo. Comunque quelle lì fria non le batte nessuno. Con acqua di fiori di loto per tutti i tipi di pelle, comunque niente di particolare, anche se devo dire struccavano meglio di quelle della De Halo e costano un po' più di 1 euro. Queste qui mi pare intorno a 1,90-2 euro. Poi ho terminato un altro campioncino di Vichy del Derma Blend. Questo sempre il 25 nude. Poi ho terminato il burro corpo di Bottega Verde, Karité d'Africa. Questo qui che è buonissimo, ragazze, per chi ha la pelle secca è un toccasana, davvero. Super, vi idrata tantissimo la pelle, ha un odore buonissimo e ve la nutre davvero a fondo. Ottimo, ottimo, ottimo. Mi è piaciuto tanto, ora ne ho acquistato un altro della Glenova, se non erro. Lo sto provando e per il prezzo che l'ho pagato, raga, vi devo dire che è buonissimo. Infatti ve ne parlerò o nei promossi e bocciati o nei preferiti, uno di questi due video, perché davvero mi ha stupito. Pagato 1 euro, voglio dire, un burro corpo merita di essere, merita una recensione, insomma. Di essere degno di nota. Poi ho terminato la crema viso di Essence. Questa qui è quella tipo al melograno nutriente, insomma, per il viso. Non male, devo dire la verità, non mi ci sono trovata male con questa crema. Molti hanno detto che fa uscire brufoli, io non ho avuto di questi problemi assolutamente. L'ho utilizzata sempre, si può dire. Non ho avuto problemi, idratava insomma abbastanza il viso, non mi sono trovata male, costa poco, intorno ai 2,30 euro, 2,50 euro. E per ultimo, ma non per importanza, lo shampoo protezione e luminosità della Yves Rocher. Se non sbaglio ho terminato tempo fa anche la maschera che vi ho mostrato e sono due prodotti davvero buonissimi. Se li usate in combo, lo shampoo con il balsamo, il risultato è davvero top. Questa qui è una linea indicata per capelli colorati, ma ci sono tante linee, sempre di questi shampoo qui che costano 3,95 euro. Io le compro da una rappresentatrice, da una rappresentante Yves Rocher, un'amica mia, e costa 3,95 euro, però penso anche in negozio, e sono davvero buonissimi. Questo qui ha un odore tipo di questi cosi qua del fiori di fiori di biancospino buonissimi. Non ha parabeni, non ha coloranti e non ha siliconi. Davvero un ottimo ottimo prodotto. Ma vi ripeto, il top è usato in combo lo shampoo con il balsamo 7 euro, però avete due prodotti insomma di qualità per la cura dei vostri capelli. E
E niente ragazze, io ho finito per la gioia di mia madre, perché dovete sapere, mia madre mi tartassa perché dice che il mio bagno è un cesso, nel senso, cioè veramente non si può entrare nel mio bagno perché era pieno zeppo. Allora conservo tutti gli involucri dei prodotti che mi mandano per farvi vedere come mi arrivano. Conservo i prodotti finiti, le scarpe, cosa comunque il mio bagno è davvero un cesso. E per la gioia di mia mamma ho girato questo video, adesso posso andare a buttare il tutto. Io vi mando un bacione grandissimo, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!